Siete pronti per i feels? Ecco la top delle top, sulle intro che più sono rimaste a risuonare nelle nostre orecchie e nel nostro cuore per tutti questi anni. Benvenuti su Watchmojo Italia per una top 10 delle migliori, più leggendarie, accattivanti e catchy intro e sonini delle intro annessi all'accensione delle console. Poi fatemi sapere quali sono i vostri preferiti, se ne avreste messi altri, ma sappiate che tanto in vetta. Soltanto uno può essercene. Chi dice il contrario è folle. Ma partiamo. Alla numero 10, Steam in versione Big Picture. Lo so, non è una console, partiamo male, ma scoperta di recente, devo dire. Mi viene da barare, non posso non mettercela perché è stato sublime. Che cavolo è la Big Picture Mod, chiederete voi? È la tutto schermo, molto semplice, per TV e PC, e che cambia Harry, chiederete di nuovo voi? Una mano. Anzi, sul mio schermo si incasina anche tutto. Risoluzione che va a farsi benedire, ma che riesca a uscire. Un disastro totale, ma chi se ne frega? Questo è altro per sentire ciò che sentono gli abitanti di Titano quando si immergono nei loro oceani di metano. È avvolgente. Mi sento come dire... No? È chiaro, no? E alla numero 9, la Ouya. Sul serio? Che uno dice, nine, altro che Ouya. Però ecco, se riuscite per un secondo ad andare oltre il concept di una console non brutta, inutile, che è perfino peggio, alcuni nostalgici Ouya men ricorderanno il suono di accensione che ogni volta ti risarciva di una parte del prezzo. Costava 99 euro la Ouya, ecco, dopo 100 accensioni eri soddisfatto e gratificato da questo richiamo tribale, quasi primordiale, direi, come dei Cro-Magnon quando pioveva dopo che avevano ballato per 7 ore con il loro rituale della pioggia. Ouya, minchia! Cosa sto dicendo? Ouya! E alla numero 8, l'Xbox. La prima Xbox, ossia il futuro, solo che ancora non lo sapevi. Quindi un breve sonino di mezzo centesimo di secondo ti spiegava tutto quello che c'era da sapere. All'epoca quella scatola nera oversize con il simbolo verde acido futuristico, perché sapete c'è anche una tonalità verde acido antiquato, la X uscita direttamente da una tutina degli X-Men, un controller più adatto per sfondare crani durante una sommossa che tenerlo in mano per giocare, giochi che non stavano né in cielo né in terra, e il suono che collego al CIF. È un automatismo naturale ormai. Sento... E vado a sfondare culi sulla Pillar of Autumn. Imprese del CIF che però unisco anche al suono, alla numero 7, che forse ho sentito più nella mia vita videoludica, ossia quello della Xbox 360. Perché sì, incredibile, diranno molti di voi, ma è così. Da quando uscì a quando schiattò tra le mie mani con un bel Rare Ring of Death. E questo suono, che sapeva molto di... Sì, tutti gli altri sono ancora dei cavernicoli rimasti a pestarsi con sassi e bastoncini, ma tu, amico, tu sei nel futuro. Figlio di puttana, sei contento di essere nel futuro? E tu rispondevi, oh Dio, sì! E allora ti ci porto. Vuoi che ti ci porti nel futuro? Oh cazzo, sì! E allora senti qui. E alla numero 6, la Sega Genesis. Non ho mai avuto, devo dire, alcun genere di legame affettivo con questa console. Mai avuta proprio, in generale solo spudoratamente emulata come un vile maialozzo pirata negli anni a venire. Non l'ho nemmeno però al tempo mai giocata molto dagli amichetti perché, boh, ce l'aveva qualcuno... mi ricordo, non mi ricordo, insomma, eppure in qualche modo un suono, due sillabe urlate con una gioia abbastanza ridicola sono rimasti impressi nei ricordi di una generazione, di tutti. Forse perché non nego che per dei bimbi deficienti tra elementari e medie facesse anche un pochino ridere, no? Guarda, sentito, dice Sega! Ah, che risate, ragazzi, comunque bellissimo. E alla numero 5, il Nintendo GameCube. La soddisfazione geometricamente ossessivo-compulsiva di vedere tutti quei cubettini viola che si arrotolavano su se stessi precisamente con la marimba suonata in sottofondo. E poi quando l'ultimo cubo si andava a incastrare perfettamente all'interno del cubone. Oddio! Godo come un tacchino quando non è il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti la varietà dei motivetti. Tutti pesantemente infantili, quasi demenziali, che un pochino ti prendevano anche per coglione, ma tu lì senza problemi. Tranquilli che lo faccio ancora, ho 28 anni. Non è cambiato niente. E
la numero 4. Il Neo Geo. Il suono della rovina economica. Dolce rovina economica. Il terrore di ogni genitore tra anni 80, fine anni 80 e primi del 90. Musica per le orecchie di me e ogni altro bimbetto che andava a sfasciarsi di cabinati SNK col sistema arcade Neo Geo. Nella sua pura semplicità 16 bit. All'epoca molti dovevi chiedere al gestore di accenderli quando volevi giocare. Quello grugniva, borbottava qualcosa, poi smanettava dietro al cabinato e quello partiva. E Neo Geo Max 330 Mega Pro Gear Spec SNK. Ad oggi non ho la minima idea di che cosa significasse, ma lo ricordo comunque meglio del mio nome. E subito dopo, ovviamente. Metal Slug! È la numero 3, la Play 2. E qui vabbè, entriamo nel reame di tre suoni che si equivalgono in perfezione acustica e storia, ma se dovessi dirvi come si accendeva la stazione dei giochi numero 2, era un pelino inferiore al livello stilistico della stazione numero 1. C'è un passo sotto la perfezione, niente di che. Graficamente pareva tipo di entrare nel fottutissimo Matrix, e poi questo suono avvolgente che ti portava per mano in una nuova dimensione di godimento puro. All'epoca anche poche incazzature ancora, era davvero un momento felice per la storia umana. Ascoltate e godete. Ma la giocostazione originale non la batte nessuno. E invece sì, perché alla numero 1 c'è qualcun altro, se no era lei alla numero 1, direte voi giustamente. Ma è anche vero che il suono della Play 1, dicevo prima, per me è la perfezione, è il sublime che però può incontrare nella vita normale sul pianeta Terra. Alla 1 abbiamo qualcosa che trascende questa nostra comune esistenza mortale, va oltre. Insomma, parliamo del momento in cui nel 1994 la Sony entrò in scivolata spezzando le ginocchine un pochino a tutti quanti nel campo della tecnologia, e ancora oggi quei menischi che si spezzano hanno questo suono. E alla numero 1 è il Game Boy Advance e il Game Boy normale. Finiamo nell'iperuranio. Sì, qui non si tratta nemmeno più di provarci a creare suoni futuristici, complessi, motivi da più di una nota che possano rimanere. No, siamo a un livello di estetica minimal oltre il folle. L'Advance che si presenta con i colori dell'arcobaleno su bianco è un... la geniale perfezione che potrebbe concepire un bambino di 3 anni, ma non è nulla poi in confronto all'intro del primo Game Boy. C'è una scritta nera su bianco, Game Boy, parte... fine. E è tutto quello che c'è da sapere. È un suono che ricorda le monetine dei cabinati, ricorda Mario, ricorda decadi intere. Cosa puoi dire oltre che tutto e niente?